Abbiamo parlato stamattina anche del discorso takeaway dei bar che inaugurano questa nuova fase 2 con il cliente che arriva, magari con la mascherina, fa un ordine e poi deve prendere il prodotto e portarlo fuori. Ma adesso chiediamo a Massimo, credo, o Roberto, non mi ricordo più adesso. Francesco, che così tagliamo la testa al topo. Che è barista. Sì. Buongiorno caro Massimo. Allora. Francesco Roberto. Ciao Claudio, come va? No, perché... Alla mattina presto, Roberto, sai che c'è un po' di casino e di confusione. Fra l'altro io stavo pensando, Roberto, il fatto che quando ci si alza molto presto la mattina si pensano le cose che bisogna fare, però lo si fa in automatico, no? E allora ti metti per esempio la mascherina, quella che bisogna assolutamente mettersi, così. Poi vai nel bar, vengono nel tuo bar, prendono un cappuccino, si dimenticano che hanno la mascherina e si rovesciano addosso il cappuccino. Può essere? È capitato? Per adesso non è ancora successo questo. Sta di fatto che insomma non c'è ancora molta chiarezza su quello che la gente deve fare, comunque. Sì. Spiegacelo tu. Spiega come si deve fare. L'esempio classico stamattina arrivando dentro un cliente. Diciamo, guarda che è solo da sport, quindi va sì, non ci sono problemi, si gira, prende il caffè, si gira dall'altra parte, la bustina, mescola il caffè e beve il caffè. Dice, scusa, per te l'asporto cosa significa? È di spalle. L'asporto, se tu vai a vedere nello Zingarelli, c'è scritto asporto, praticamente girare le spalle al barista. C'è scritto qui. Allora non ero aggiornato. Allora, se non sei formato. Quindi, allora, ripetiamo, uno entra, ordina un caffè o un cappuccino, quello che è, prende il prodotto e poi se ne deve andare, è quello che deve fare. Teoricamente non potrebbe neanche rimanere nelle vicinanze del locale, quindi dovrei entrare in macchina, berlo in macchina, okay, e andare direttamente via. Okay. Se no uno se lo mette in tasca, si mette il cappuccino, lo rovescia dentro una tasca e poi dopo se lo beve quando arriva sul posto di lavoro. Ma in realtà voi cosa date? Date le strutture, cos'è? Plastica? Sì, col perchio, praticamente no? Ci siamo organizzati con tutta una serie di oggettistica da sport, tipo vaschette, bicchierini, ecco, termici, però attenzione perché io adesso aggiungo l'ennesimo problema, perché io non sono qua per risolvere i problemi ma per aumentarli. Ma molto bene. Strutture che voi date, ecco, queste cose qua sono in plastica, sono biodegradabili, non sono biodegradabili, possiamo passare al prossimo argomento perché... Va bene. Ma soprattutto caro amico barista, faccio appello alla volontà degli italiani. Per esempio il cappuccino non posso portare un congiunto. Una volta che avete consumato il cappuccino, non buttate per terra i bicchierini. Ecco, questo lo faccio. Metteteveli in tasca o ve li ficcate sopra. Anzi, fate una cosa: buttate il bicchierino, quello che è il contenitore, dove di solito buttate i guanti, quelli che avete usato. Cioè, per terra. No. Grazie, Roberto Mario. Ciao. Grazie. Viva i baristi, che vita tranquilla che hanno in questi giorni.